Quest'estate per i nostri amici abbiamo realizzato un impianto di nebulizzazione. È un po' che ci pensavamo, che volevamo farlo, ma avevamo chiesto dei preventivi ed era economicamente troppo oneroso per le nostre finanze, quindi avevamo messo in stand-by. Invece fortunatamente un'azienda, Meccanica Lazzarini, divisione termoidraulica, si è resa disponibile a farci il lavoro e a farci pagare soltanto i materiali. Quindi praticamente sono venuti qui Claudio Lazzarini e Andrea Ronco 4 giorni e ci hanno regalato questo lavoro e noi abbiamo pagato soltanto i materiali. Questo impianto è stato fatto grazie anche a tutti voi, perché i materiali li abbiamo pagati con i soldi del 5 per 1000 che tanti di voi ci donano tutti gli anni. Ci sono 76 ugelli, uno in ogni gabbia, che sparano acqua nebulizzata, praticamente in combinazione con le ombregine che tutti gli anni la nostra super volontaria Manuela mette e poi verso fine settembre togliamo. In combinazione con le ombregine la temperatura percepita si abbassa notevolmente. Questo è il primo anno che i canini di rifugio praticamente possono godere di questo refrigerio, e è il primo anno che soffrono un po' meno il caldo. Non era facile trovare una soluzione per rinfrescare il canile rifugio. Qui nelle stanze dove ci stanno i vecchietti e dove sono i gatti abbiamo risolto con dei condizionatori, ma giù era impossibile. Quindi ci è venuto in mente, abbiamo visto dei filmati su internet, questa idea dei nebulizzatori. E niente, noi vogliamo ringraziare col cuore Claudio Lazzarini e Andrea Ronco, che sono resi disponibili a fare questo lavoro, che ha donato praticamente ai cani, alla città, questo impianto. Tra l'altro questo impianto è stato fatto con materiali di prima qualità. Noi pensiamo sempre che se si fanno le cose devono essere fatte perché durino nel tempo, e quindi si deve usare dei materiali ottimi. Abbiamo scelto il meglio in commercio, e questo impianto praticamente è c'è un computer collegato con l'impianto che accende e spegne i nebulizzatori a determinati orari che decidiamo. Praticamente abbiamo pensato di tenerli accesi le ore più calde, cioè da 1 alle 4 e mezza del pomeriggio. E vediamo, i cani sono contenti e noi di più. In un mondo sempre più proiettato verso il soldo, verso il guadagno, verso il profitto a tutti i costi, a volte anche a scapito della sicurezza delle persone, è bello pensare che ci sia un'azienda, delle persone che donano una parte del proprio tempo agli animali più sfortunati della nostra città, ed è un gesto bellissimo che ci fa credere che il mondo può ancora migliorare.